In conferenza stampa con mister Alessandro Potenza, allenatore dell'Audace Cerignola, è stata una settimana intensa per i gialloblu in vista di quello che sarà il big match di domenica al Monterisi contro il Bitonto. Nel mezzo c'è stata anche la gara di Coppa Italia. Come sta la squadra, mister, e come si arriva a questo match? Sicuramente con le idee chiare, quelle di invertire il trend per ciò che concerne il risultato, perché comunque le prestazioni ci sono state e su questo non ci piove. Ma intanto abbiamo fatto rifiatare un po' i ragazzi che avevano fatto tantissime partite negli ultimi 20 giorni, dando spazio a quei ragazzi che comunque stanno con noi sin dall'inizio e quindi hanno avuto la possibilità di mettersi in mostra a Taranto, facendo comunque una grande partita perché eravamo veramente giovani, molto giovani con 9 under. Ma hanno onorato la maglia alla grande, per me sono stati, mi hanno dato delle risposte, ho capito anche su qualche giocatore che posso contare, quindi è stata comunque una risposta positiva sul campo. Poi ovvio che come dire, la mente da mercoledì sera subito è andata alla partita di domenica, di domani, quindi col Bitonto contro una squadra che è stata, come dire, costruita per vincere il campionato, e di nostro abbiamo la necessità di fare una grande prestazione, di portare assolutamente una vittoria che purtroppo manca da un paio di settimane. Ecco, diceva bene un Bitonto che è parecchio attrezzato per questo girone H di Serie D, gara che avrà le sue insidie da superare naturalmente. Una partita difficile, una partita di cartello, quindi secondo me sono partite che dal punto di vista motivazionale si preparano quasi da sole, perché se si vuole essere, come dire, protagonisti in questo campionato si passa da un risultato positivo in una partita come questa. Veniamo adesso all'ultimo arrivo in casa gialloblu, e mi riferisco a quello di Gianluca Sansone, che si aggiunge a Rodriguez per ciò che concerne il reparto avanzato. Era quello che ci voleva sicuramente. Adesso l'organico è più completo. Bisogna ricordare che l'Audace Cerignola ha dovuto pagare i ritardi per la questione legata al mancato ripescaggio in Serie C. Sì, no, con la proprietà e con la dirigenza parlavamo quasi quotidianamente sul discorso relativo un po' alla conformazione della rosa. Siamo molto contenti dell'arrivo di Gianluca, un giocatore, voglio dire, che non devo presentare io, un giocatore forte che sicuramente è una freccia in più al nostro arco. Ci sarà tanta competizione sicuramente in organico, in rosa, e questo non può che far bene. Ma questo è un aspetto molto molto positivo, perché è evidente che eravamo un po' corti dal punto di vista dei numeri dei giocatori, nel senso che inizialmente si era fatta comunque una scelta precisa, che era quella di prendere dei giovani, di come dire, valutarli, e ci hanno dato anche una mano, ma poi è ovvio che per il tipo di campionato che vogliamo fare abbiamo comunque bisogno avevamo bisogno di giocatori che spostassero un attimino gli equilibri. Gianluca, come Rodriguez, Marotta, Loiodice, sono giocatori che, voglio dire, ripeto, non presento io, sono giocatori molto molto forti. Aspettiamo delle risposte comunque pure da Martinello e 5. Martinello è un giocatore che 2 anni fa ha fatto, se non sbaglio, 19 gol nella categoria, e 5 è uno che sono anni che ormai fa questa categoria, quindi la competizione sicuramente è qualcosa di fondamentale all'interno di una squadra. Sicuramente adesso bisognerà superare la crisi d'assenza per ciò che concerne i gol e questi nuovi innesti a quelli che già c'erano potranno sicuramente aiutare e contribuire
al gioco di una squadra che comunque c'è sempre stato? Ma i ragazzi da quel punto di vista sono molto consapevoli, sono molto amareggiati perché ovvio saremmo molto più preoccupati qualora, voglio dire, le squadre avversarie ci prendessero o ci avessero preso a pallonate. Pensiamo che le prestazioni sono state ottime e il dato più importante sono state comunque le occasioni da gol create in tutte le partite, forse un po' solo domenica a Nardò, dove secondo me un paio l'abbiamo avuto su un campo impraticabile e dove non abbiamo subito praticamente un tiro in porta per 90 minuti, perché il gol, se non ricordo male, era verso 86esimo, 87esimo, poi un gol da 30 metri, quindi il rammarico è quello di essere stati, come dire, poco cinici sotto porta, perché sicuramente avremmo avuto qualche punto in più, e questo è anche un aspetto sulla quale stiamo lavorando in questi giorni. Grazie, in bocca al lupo a Mister Potenza. Grazie.